conosciuto, passerei al prossimo intervento, tenente colonnello Diana, terzo riparto SMA, in direzione dello strumento spaziale. Ci parlerà, se non erro, del paradigma airborne-ISR. Buon pomeriggio a tutti, sono il tenente colonnello Roberto Diana e per me è veramente un piacere e un onore rappresentare il punto di vista del terzo reparto di indicazione dello strumento spaziale di Caravaglia Militare. La prospettiva da cui partiamo e che affrontiamo durante la presentazione è ovviamente quella del segnale legata all'intelligenza. Parleremo di interazioni tra forma di intelligenza umana e artificiale e ne parleremo soprattutto nella prospettiva dell'intelligenza intesa come in senso tecnico militare, quindi come quell'attività, la I dell'acronimo inglese ISR, tesa attraverso l'impiego, nel nostro caso, dalla nella terza dimensione di sensori appunto aeroportati, al riconoscimento e alla sorveglianza per l'acquisizione di dati finalizzati, come vedremo, alla comprensione di una minaccia e di un ambiente operativo. Rapidamente l'agenda. Partiremo nella prima parte con l'analisi di una assumption estremamente potente, di cui non sempre abbiamo consapevolezza, anche se ne siamo in qualche misura governati ormai da circa un trentennio, ed è quella per cui, e tutti l'abbiamo un po' in testa, le informazioni, i dati e poi le informazioni portano necessariamente, quasi automaticamente, alla comprensione e quest'ultima porta altrettanto automaticamente, necessariamente, al vantaggio decisionale, la superiorità di Vietnam. Vedremo come in realtà questa assumption è in una pesante crisi negli scenari odierni e nella seconda parte, con un approccio un po' più teorico e concettuale, cercheremo di capire perché. Nella terza parte vedremo come la Guardia Militare intende approcciare questo problema e tentare di cogliere questa sfida. È opportuno partire innanzitutto dal cogliere le caratteristiche fondamentali dell'ambiente infooperativo in cui siamo oggi immersi. Abbiamo cercato di visualizzarlo in questo diagramma. Pensate ad ogni piccola sfera visualizzata nell'immagine come una porzione di conflitto o un'operazione militare. Ciascuna di esse può essere colta nelle sue caratteristiche fondamentali pensando a un livello di violenza dato, un certo livello di violenza, a una certa durata e a un certo grado di complessità, da operazioni convenzionali, operazioni asimmetriche, operazioni ibride, a combinazioni di tutte queste tre tipologie di conflittualità. Dobbiamo pensare che un conflitto odierno può essere rappresentato come un insieme randomico, quindi non pensiamo solo a un agglomerato tutto in una collocazione di quello spazio, ma anche distribuito da una parte e dall'altra di queste piccole porzioni di conflitto, tutte allo stesso tempo. E un elemento altrettanto importante da cogliere è che questa situazione è risultato di una stratificazione della conflittualità che dura ormai da secoli e che vede le nuove forme di conflitto non sostituire le precedenti, ma sommarsi alle precedenti. Per cui il livello di complessità incrementa ed è determinato anche dal fatto che le vecchie forme di conflittualità non scompaiono, ma appunto si sommano a quelle attuali. La Guardia Militare sta fronteggiando ormai da diversi anni questa tipologia di ambiente infooperativo, acquisendo ed impiegando in maniera estensiva numerosissime tipologie di sensori aeroportati, che ci hanno portato alla collezione di terabyte e terabyte di dati e di informazioni. Questo in tutte le direzioni strategiche in cui siamo stati coinvolti, penso all'Iraq dal 2005 con la prima operazione e poi a partire dal 2014 con la seconda in cui siamo stati coinvolti da un punto di vista informativo, intelligence, per arrivare poi all'Afghanistan a partire dal 2014, Kosovo dal 2012, oggi Mediterraneo, tutti gli scenari odierni in cui stiamo supportando la NATO nelle misure che sta intraprendendo per cercare di fronteggiare le potenziali conseguenze del conflitto in atto in Ucraina. Questa situazione di abbondanza di dati è destinata chiaramente ad aumentare incredibilmente con l'arrivo delle nuove piattaforme in via di acquisizione. Arriviamo all'analisi un po' più approfondita dell'assumption di fondo di cui vi accennavo in apertura. Se ci pensate, tutto quello che è avvenuto a partire dagli anni 90, sostanzialmente con l'evoluzione dei concetti di network-centric warfare fino ad oggi con Mosaic Warfare, operazioni multidominio,
tutto quanto è governato da questa latente assumption. Possiamo raccogliere informazioni, possiamo processarle e distribuirle tempestivamente. Questo porta automaticamente a comprendere lo scenario operativo e questo ci porta automaticamente e necessariamente ad ottenere una superiorità decisionale. Quindi in qualche modo l'informazione abbiglia la comprensione, la comprensione abbiglia la superiorità decisionale. Se si entra nella logica di questa assumption, si comprende benissimo come la conseguenza ovvia e naturale sia che se miglioriamo i processi informativi e li decentralizziamo, automaticamente l'efficacia del fondamento unitario e la qualità delle decisioni incrementa in maniera quasi necessaria. In realtà, come forza armata, disponendo di quella quantità di dati e avendo esplorato questa frontiera, la frontiera di questa assumption prima delle altre componenti, ci siamo resi ben presto conto che questa assumption non è più così tanto vera. Negli scenari odierni una maggiore disponibilità di informazioni non si traduce necessariamente in una migliore comprensione, perché l'eccesso di informazioni può saturare, confondere, intossicare ed ingannare. Quindi siamo arrivati a questa assumption un po' controintuitiva, per cui sappiamo oggi che in realtà, e lo sperimentiamo tutti i giorni, l'informazione non è vero che abiliti neanche la comprensione, e la comprensione non è detto che abiliti la superiorità decisionale. Questi limiti sono stati colti dal punto di vista dottrinale, per cui prendendo riferimento un po' alla Bibbia, della dottrina intelligence, la GP 2.0, è interessante vedere come questo passaggio chiave sia stato colto dottrinalmente, per cui la GP 2.0 nella sua versione del 2003 parlava di intelligence come vantaggio critico, quindi in sé intelligence come scopo del processo, acquisisco l'informazione e poi tutto il resto è automatico, è già un vantaggio critico sull'avversario. Questo è cambiato nel 2016. Oggi la versione della GP2.0 è molto meno ingenua intellettualmente e fa riferimento all'intelligence come mero contributo alla comprensione. Non viene però percorso l'ultimo miglio. Non viene chiarito perché non è più un vantaggio critico delle informazioni e non viene chiarito soprattutto come è possibile rendere le informazioni realmente un contributo alla comprensione. Quello che cercheremo di fare nella seconda parte è proprio cercare di arrivare a cogliere invece, a percorrere insieme quest'ultimo miglio. Partiamo dal Blue Loop. Tutti lo conosciamo, tutti quanti conosciamo John Boyd, in particolare in aeronautica, ma in realtà Blue Loop è solo uno degli aspetti chiave del pensiero di John Boyd, uno dei più interessanti invece è quello in cui lui si spinge a cercare di decifrare i meccanismi che sono dietro la comprensione, ovvero i due processi di sintesi ed analisi. Per cui si parte dall'osservazione di un fenomeno, di una regola generale, e si cerca di dedurne le conseguenze logiche, ciò che deve derivare dal punto di vista logico. O viceversa, si parte da un fenomeno particolare, da osservazione di fenomeni particolari, e si induce, quindi si astrae una regola generale che dovrebbe governare in termini di leggi logiche e di causa, legami di causa-effetto. Il punto chiave nel pensiero di John Boyd, nel modo in cui lui analizza i meccanismi dietro la comprensione, è che tutto viene dopo l'osservazione, i due processi di analisi e sintesi vengono dopo l'osservazione. Si pone allora un problema chiave che in realtà ha radici filosofiche secolari, nasce con la filosofia stessa, ed è il problema dell'induzione. Se tutto viene dopo l'osservazione, e posso comprendere solo dopo l'osservazione, di quante osservazioni ho bisogno per conformare una regola? Questo problema di induzione è stato risolto non troppo mirato al tempo da Karl Popper con la sua teoria epistemologica. Karl Popper ci insegna che non esiste conoscenza induttiva, o meglio, può esistere, ma è sempre un'approssimazione della realtà. Della realtà. Nella idea, sposando diciamo, le idee e l'approccio epistemologico di Karl Popper, possiamo aggiungere due momenti che precedono quello di osservazione. Il primo è l'ideazione. Per Karl Popper è l'idea che guida le osservazioni, in qualche modo le crea, le determina. Non posso cercare qualcosa se non so nemmeno a quale idea risponde la ricerca che sto
che sto cercando di perseguire. E un altro elemento chiave che ci aiuta l'approccio epistemologico di Karl Popper è il ruolo dell'osservazione. L'osservazione non serve a confermare, l'osservazione serve a smentire. Meno trovo smentite, più la mia idea risulta corroborata, ma è sempre soggetta a falsificazione. Questo ci aiuta un po' a decifrare il problema della quantità di informazioni e ad uscirne. L'abbondanza di informazioni, le informazioni che confermano sono potenzialmente tossiche. Le informazioni più interessanti da un punto di vista intelligence sono quelle che smentiscono. Chiariti quali sono i meccanismi chiave dietro il ciclo della comprensione, cerchiamo di capire adesso perché questi cicli non funzionano, perché nella realtà sono soggetti a potenti ostacoli. E se questi ostacoli per secoli sono stati in qualche modo sormontabili anche dalle strutture organizzative militari, che sono poi il frutto di un processo evolutivo per cui si vinceva se attraverso una dialettica fra stato maggiore e comandante, dialettica positiva, i bias dell'intelligenza umana in qualche modo venivano contrastati. Ma questo era valido quando l'obiettivo dell'intelligence era trovare informazioni nascoste e scarse. Oggi il problema dell'intelligence è comprendere una pletora di informazioni abbondantemente disponibili, ma fatte apposta per confonderci. E in questo contesto emergono con maggiore rigore i limiti dell'intelligenza umana. Gli studi più interessanti in questo campo, c'è una vasta letteratura, sono quelli di Amos Tversky e di Daniel Kahneman a partire dagli anni 70 e poi gli anni 80, identificano in maniera plastica tutti i bias tipici dell'intelligenza umana, che ho elencato brevemente in quel diagramma. Se guardiamo le due freccette, un giochino che sicuramente conoscete, la nostra mente vede, perché c'è un errore sistematico che interviene nella nostra percezione, il segmento più basso, più piccolo di quello più in alto, e non ci possiamo fare niente. Ma se li misuriamo sono esattamente identici, quello è un copia e incolla dello stesso segmento. È una visualizzazione plastica di una serie di errori sistematici a cui è soggetta la nostra mente, rappresentata appunto da quel diagramma. Quali sono i bias principali con cui in analisi intelligence, ma in realtà in tutti i processi di analisi delle informazioni ci confrontiamo? Bias di conferma, il cosiddetto bias what you see is all there is, ovvero la tendenza a valutare, a pensare di aver compreso una situazione analizzando solo delle informazioni che abbiamo osservato, quella a nostra disposizione, senza avere coscienza del fatto che magari c'è una sola che ci sfugge, che non stiamo guardando perché non rientra nelle nostre idee, ma che è quella decisiva per comprendere tutto quanto il contesto che stiamo osservando. Non vi elenco tutti gli altri per ragioni di sintesi. Quindi questo ci porta a dire che sicuramente per raggiungere il nostro obiettivo, arrivare alla comprensione, è necessario superare questi limiti, e farlo attraverso l'intelligenza artificiale è assolutamente la direzione corretta. Se, e ci sono due grandi se, non perdiamo di vista il fatto che anche l'intelligenza artificiale ha i suoi limiti. Il primo dei grandi limiti dell'intelligenza artificiale è quella di ideare e gestire le eccezioni. Qui utilizzo un esempio anche abbastanza divertente, ripreso dal lavoro di Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero, in cui lui analizza la vita di un tacchino, e vedete in ascissa i giorni che passano, in ordinato il livello di benessere del tacchino, che mano a mano che i giorni passano e lui impara dell'esperienza, si convince di essere in un mondo in cui il benessere è scontato, l'essere umano è naturalmente vocato al suo bene e quindi a dargli da mangiare, finché il giorno X arriva la sorpresa con il giorno del ringraziamento. È interessante questo esempio perché parliamo di big data, sappiamo che i big data rendono questo scenario sempre meno probabile, eppure per quanto vari e ampia sia la quantità dei dati, l'eccezione è sempre in accordo. E chi è in grado di pensare in anticipo l'eccezione può essere solo intelligenza umana. Un ulteriore bias
molto interessante, o famiglia di bias, quello messo a fuoco in maniera molto divulgativa, ma in realtà dietro c'è un'ampia letteratura anche in questo caso. L'intelligenza artificiale può diventare in realtà la porta di accesso nel processo di comprensione per tutti i bias anche dell'intelligenza umana. Gli esempi utilizzati in questo documentario riguardano dei sistemi di machine learning applicati al riconoscimento facciale che, per come erano stati addestrati, portavano inevitabilmente alla discriminazione di minoranze etniche. Quindi c'è il rischio che, cercando di mitigare i bias cognitivi dell'intelligenza umana, in realtà li importiamo attraverso l'intelligenza artificiale invece di appunto mitigarli. Come intendiamo, come vediamo in forza armata la possibilità, la direzione, qual è la direzione in cui intendiamo spingerci per cercare di cogliere le sfide poste da questi eventi di complessità? Sono sostanzialmente tre frecce al nostro arco. La prima riguarda l'architettura operativa. Sappiamo che ormai è necessario spostarci anche nelle definizioni, piano piano, dall'intelligence alla comprensione. Le informazioni non bastano più, occorre comprenderle. E le catene di comando e controllo sono sempre più superate dai nuovi scenari, o almeno da alcuni di essi, da quelli più recenti. Non è più tanto corretto parlare di catene di comando e controllo in operazioni quanto di kill web, quindi web di nodi, in grado di riadattarsi e di arrivare alla missione anche in maniera autonoma sulla base di due elementi chiave di comprensione: comprensione della minaccia e comprensione dell'ambiente operativo. E automaticamente ciascun nodo deve riuscire, una volta che la struttura è stata compromessa in una parte, a portare a termine il suo obiettivo. La seconda freccia a nostro arco riguarda l'architettura informativa. Intendiamo investire massicciamente nelle tecnologie di intelligenza artificiale. In particolare, quello che ci interessa è questo secondo bullet inserito in questa slide, ovvero il monitoraggio e la valutazione di indicatori precedentemente identificati di enemy course of action. La base dell'analisi intelligence è l'identificazione a priori di potenziali scenari, corsi di azione che il nostro nemico può scegliere. Più vari sono, più gli indicatori sono ricchi, più ci sono le possibilità che riusciamo ad associare gli indicatori giusti al manifestarsi di uno di questi scenari. Tenendo in considerazione meccanismi e processi di graceful degradation, ovvero dobbiamo essere coscienti quando la serie di indicatori che dovrebbero indirizzarci verso la probabilità di uno scenario non è in realtà sufficiente, non sarebbe in realtà sufficiente, ma è il massimo che abbiamo. Quindi dobbiamo essere coscienti che l'indicazione che abbiamo su quello scenario non è sufficiente, ma comunque è il meglio che abbiamo, e quindi comunque dobbiamo procedere con l'azione, con l'operazione. L'elemento centrale nella nostra idea rimane quello umano. Occorre, a nostro parere, superare questa dicotomia del tutto artificiale tra intelligenza umana e non umana, e arrivare a comprendere come quello che è necessario fare è sviluppare forme di intelligenza artificiale amplificate da quella umana, che mitighino allo stesso tempo i bias cognitivi da cui siamo tutti affetti. È indispensabile un addestramento nel campo della psicologia cognitiva per tutti gli operatori nel mondo informativo e decisori e comandanti, che siano dedicati all'eccezione. Cioè, mentre attraverso l'implementazione di algoritmi artificiali già esistenti o in corso di sviluppo monitoriamo scenari sulla base di indicatori noti, dobbiamo pensare ad anomalie sugli indicatori, eccezioni sugli indicatori, ovvero a volte quell'indicatore non è associato allo scenario che abbiamo pensato all'inizio, ma al suo opposto. Pensiamo, per non essere troppo astratto, agli scenari di counterinsurgency che abbiamo affrontato negli ultimi 10 anni, un bambino o una donna erano spesso indicatori di un atto ostile imminente, perché spesso venivano utilizzati proprio come inganno. Allora, pensare all'eccezione in anticipo ci consente di decifrare quello scenario nella maniera corretta, e c'è sempre un'eccezione alla regola che pensavamo di aver individuato. Mi avvio alla conclusione. Secondo noi il ruolo dell'uomo sarà assolutamente sempre più centrale, più consapevole dei suoi limiti, ma proprio per questo più pronto e in grado di affrontarli. Chiudiamo con un esempio. A che punto siamo in questo percorso?
Quindi vi fornisco un bravissimo esempio di automazione dei processi di intelligenza artificiale utilizzata secondo le linee guida che ho cercato di delineare nelle slide precedenti. Ci sono tre macro ambiti di applicazione, non sono un tecnico, non sono un ingegnere, sono un analista intelligence, quindi la mia prospettiva è quella dell'analisi intelligence. Vediamo tre macro aree di applicazione degli scenari, dell'intelligenza artificiale e recitazione di scenari. Il primo è data driven, quindi tutto quello che è legato a deep learning. Riconosco un indicatore, analizzo un po', riconosco il carro armato, riconosco l'aeroplano. In parte delle presentazioni che abbiamo visto prima riguardano esattamente questi aspetti. Un secondo ambito di applicazione è quello model based, ovvero una volta che riconosco un oggetto, lo riconduco a un modello di comportamento, appunto a uno scenario, con un'associata probabilità del suo manifestarsi, attraverso modelli predefiniti. Il terzo è un po' la combinazione dei primi due. Siamo attualmente, diciamo, al primo step, quindi i primi esperimenti che abbiamo fatto riguardano i processi di data driven, applicazioni di processi di deep learning al riconoscimento di obiettivi militari. Nel box, in basso nella slide, c'è un po' la sintesi di tutto quello che ci siamo detti prima. Per noi l'intelligenza artificiale rimane qualcosa per qualcuno, e qualcuno in questo caso siamo noi, militari, analisti, comandanti. Questo, ad esempio, è il frutto, l'abbiamo chiamato Advanced Recognition Exploitation System, è il frutto del lavoro di due unità di punta nel settore intelligence della Forza Armata, il gruppo analisi immagini operative di Radio di Mare e il reparto gestione e innovazione di sistemi di comando e controllo. Si fonda su un addestramento di una rete neurale open source sulla base di dati acquisiti da piattaforme Predator. Non è grandissima, spero si vedano i passaggi fondamentali. È possibile notare come man mano che avanza la scena e che si acquisiscono diversi obiettivi che entrano nella scena con diversi gradi di probabilità, questo algoritmo è in grado di riconoscere diverse tipologie di mezzi. Lo step successivo è l'emanazione della comunicazione di alert, quindi una sorta di correlazione a potenziali situazioni di pericolo o di minaccia associate a quei movimenti. Gli step successivi che andranno percorsi riguardano chiaramente la complessità, il livello di potenza computazionale e l'integrazione di questo strumento negli strumenti di analisi correntemente utilizzati, però si tratta senz'altro di uno dei primi importanti esempi di applicazione dell'intelligenza artificiale al nostro lavoro di analisti, con significative risparmi di tempo per l'analista, perché chiaramente il lavoro che dovrebbe fare un operatore fisso impiegato su quel tipo di flusso viene assolutamente facilitato da questa tipologia di processi. Lascio correre fino alla fine, mi spiace non sia grandissimo. Tutte le informazioni che vedete sulla destra vengono elaborate dal sistema, dall'algoritmo automaticamente, quindi è direttamente possibile estrarre prodotti di base, di analisi, di fotonotazione sulla base di questa implementazione. Non rubo altro tempo, questo conclude il mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione.